and I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Buonasera, come stiamo? Andiamos, paperes. Todos bien, todos in ordines. Stasera è la serata del Webby, quindi siamo pronti anche questa sera a vederci un po' di Reddit. Iro, grazie per l'annice, Patino, grazie mille. Bentornato tra le parmate. Sì, l'ho letto del film. Ma prima di vedere il Reddit c'è un'altra cosa che dobbiamo vedere. C'è un'altra cosa, ragazzi. A parte il fatto che mi avete taggato tipo in 1000, l'ho anche pubblicato su Instagram, sono finito per mezzo secondo su un servizio di Mediaset. Su TikTok sono finito. La cosa più buffa, sapete qual è? È che questo servizio si parlava dei politici che vanno su TikTok per, diciamo, comunicare ai giovani. Miridari, grazie per i 7, trovi paramale, palatino. E il punto è che il cellulare che veniva ripreso dalla telecamera stava cercando come primo risultato Salvini, perché io sono il primo uscito se scrivi Salvini, scusami. Allora, intanto ci prepariamo alla level up, orca madosca. Ed è Vonko! Tra l'altro, papere, vi comunico anche che ci sono dei super sconti sul mio merchandising.
se vi interessa saperlo, ci sono tipo dei super sconti sul mio merchandising fino al 30 settembre. Allora, andiamo un attimo su Insta, no, per dire, perché... Se andiamo sul mio Instagram, intanto andiamo un attimo sul mio profilo. Allora, intanto controlliamo come sempre che le cose che ho preparato. Stasera ho dovuto fare tutto di fretta, cazzo di Buddha. Alle 40... Stai zitto Silvio, non è ancora il tuo momento. Ho fatto tutto di fretta, cazzo di Buddha. Allora, se andiamo sul mio Instagram, vi faccio vedere perché c'è il video. Cioè, l'ho pubblicato. Foto dei giovanissimi, i leader politici. Guarda! Guarda! Guarda chi c'è! C'è la mia faccina! Guarda, fianco a Conte! Ma perché? 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 Matt, grazie per il tramite, la normale, Martino, perché ci sono finito? Ma poi guarda, la ricerca è Salvini. Perché io sono il primo risultato con Salvini? Scusami! A fianco al caro Conte ci sono io. Difatti, Aise, grazie per i due, non è per male, Palatino. E il punto è che me l'avete detto in mille, solo che nessuno di voi mi ha detto in che momento del servizio ero. Quindi oggi sono stato tipo 45 minuti a sentire politici che dicevano stronzate, in attesa solo di vedere me, perché dicevano cose a caso, quindi... È il video della leva. Ah, è quello! Ah, beh, vabbè. Quello era andato parecchio virale, quindi ci sta anche. Però mi ha lasciato di stucco vedermi... Adesso gli scrivo a controcorrente, gli scrivo, guardate che c'è la mia immagine in un vostro servizio, fuori i soldi. Bacio, grazie per i 14, mi trovo a parlare, Palatino. Adesso gli scrivo, scrivo a Mediaset, a controcorrente, dico, uè, guardate che sono il top ricerca, se cercate Salvini, io sono al primo posto, quindi io ve lo dico... Fuori i soldi, perché qua non è che si fa le robe gratis, voglio dire, si può fare? No, non si può fare assolutamente. Sì, grazie per i 12, grazie per l'anno insieme, Palatino, bentornato, per armate. Però mi ha fatto veramente strano vederlo così qua. Poi ragazzi, attenzione, perché prima di iniziare il Reddit, signori, siamo in un'epoca eccezionalmente straordinaria. Signori, questa è l'epoca... dei dissing dei politici su TikTok. Sì, ragazzi, sì. Aru, grazie. Aru, Palatina, grazie mille per le 5 sub giftate. Grazie mille di cuore, Palatina. Sì, signori, sì. C'è un TikTok di Conte che dissa Silvio. Quei soldi che io ho ottenuto in Europa per il nostro piano di ripresa e di resilienza per ricostruire la nostra economia. Io francamente non lo ricordo al mio fianco quando ero impegnato in Europa per portare in Italia i 209 miliardi del piano nazionale di ripresa e resilienza. Se inizia così, mi sa che ne vedremo di belli in questa campagna elettorale. Ragazzi, Conte che disse Silvio su TikTok! Sì, Alet, grazie per i 6, mettono per male mattino! Ma io non posso andare su TikTok e vedere Conte che dissa Silvio. Ragazzi, questa è un'epoca magica, ragazzi. Questa è un'epoca magica. Io l'ho detto, non c'è un cazzo da fare, ragazzi. Viviamo in un'epoca... Questa è l'epoca del sogno. Questa è l'epoca del sogno, ragazzi. È come essere per appunto in Elden Ring. Siamo nell'interregno noi, cioè. Abbiamo avuto una pandemia globale. C'è in corso una crisi energetica. Una potenziale guerra mondiale. Abbiamo Conte che dissa Silvio su TikTok. Ragazzi, stiamo vivendo nell'etere. Questo è un altro mondo. Luke, grazie per il sub. Trovi per male, Palatino. Questo è un altro mondo, ragazzi. È un altro mondo. Viviamo in un periodo... magico a dir poco, cioè oserei dire magico a dir poco, che poi aspettiamo che arrivi l'inverno, ragazzi, ci sarà da ridere con l'arrivo dell'inverno. Ci sarà da ridere con l'arrivo dell'inverno, che non abbiamo un cazzo di gas e le bollette arrivano a quintuplicare. Ci sarà da farsi, ma tante di quelle risate, ragazzi. Sele, grazie per i due, mentre non è per male, Valentino, adesso stiamo a vedere. Sai già chi votare? Non ho idea, patato, non ho idea. Ti dico la verità, in questo momento non lo so. Non lo so. Devo mettermi lì e pensare al meno peggio. A quello che ritengo il meno peggio.
quindi al momento non ho idea. E meglio dello scontro finale tra Naruto e Sasuke. Assolutamente. Ci penserò. Poi io al limite ve lo dico, raga, tanto non me ne frego un cazzo. Cioè, al limite me lo dico. O metto il mio nome, metto un altro tondo e scrivo Andrea del... Metto il mio nome, non vi sto dicendo di farlo, mi raccomando, perché è reato, sappiate che dire alla gente di votare di merda è un reato penale, quindi non vi sto dicendo di fare ciò, mi raccomando, sia chiaro, non ve lo sto dicendo, ho detto che sto scherzando, forse io faccio il cretino, ma non penso, penso che sceglierò almeno peggio. Zaribia, grazie per i 4, mi trovi a parlare, Palatino! Marco, grazie. Sweetie, grazie per i 13, mi trovo a parlare, Palatino. Grazie. Marco, la panza, scusate. Eccola qua, ma si è rotto anche il cazzo di vedere la panza. Grazie mille, Marco, per le 50 subgiftate. Grazie mille, Marco, sei troppo carino. Grazie mille di cuore, Marco, sei un angelo, io ti ringrazio di tutto cuore per tutte queste sub. Grazie mille. Oramai, Marco, ti ho ringraziato veramente talmente tanto che... non so più neanche io che cazzo dire oramai, e anche questo l'ho già detto tante di quelle volte che... Marco, grazie mille, ti mando un abbraccio e un bacione, grazie mille, Marco. Allora, ho anche la lingua che mi fa male. Passiamo un po' a Reddit e vediamo quale meraviglia ci si propone stasera. Che cosa? Le cose, non mi ricordo, non la male, Palatino. Bellissimo, ma è fatto da Dio. Allora, Andrea vede un video su cosa vendono i supermercati di un paese, lo trova divertente e ne vede altri, molte vendono cose bolognesi, se li segna per conquistarli quando sarà una potenza mondiale. Ah, io divento la potenza mondiale, faccio tutto io, io divento uno stato proprio, ingrasso fino a diventare uno stato, ingrasso, divento 15 miliardi di tonnellate e costruisco un paese su di me, proprio tipo alla vecchia, però ci sta. Sì, ma è proprio così in realtà. No, quando diventerò CEO di una qualche sorta di multinazionale tipo le Yachikor, la Mishima, la Zaibatsu Corporation, abbatterò tutti i supermercati del mondo sostituendoli con supermercati italiani per far sì che almeno anche le persone degli altri stati smettano di mangiare della merda. No comment. Simone, 280 rose. Ti piaccio? Salvini con quella barbetta lì. Devo dire che tu attrai indiscutibilmente i lavoratori, gli impiegati, i metalmeccanici, gli impresari edilizi, i becchini e quindi... Young, grazie. Oddio cielo, siamo arrivati a 3400. Kashi, grazie per i 2, mentre la paramare, Palatino. Red, grazie. Red, Palatino, grazie mille per le 10 sub giftate, grazie mille di cuore anche a te. E Young, grazie mille di cuore naturalmente anche a te, sei troppo carino, Young, grazie mille. Allora, signori, mi tocca prenotare dal parrucchiere. Tocca prenotare la parrucchiere, signori. Hello there. L'ho fatto anch'io? Grazie. Stefano,
grazie per i 7, Valentino, bentornato per armate. I, ah, giusto, la pancia. To, ecco, beccatemi la pancia. Ibri, grazie per le altre 100 sub giftate. Grazie mille, Ibri, grazie mille di cuore anche a te, Palatino. Sei stato carinissimo anche tu. Ti mando veramente anche a te un abbraccio, un bacione. Ti ringrazio di tutto cuore. Grazie mille, Palatino. Sei stato veramente dolcissimo. Grazie mille di cuore. E poi scusate, ma a me stesso? Non ringraziamo me stesso? Non mi autoringrazio? Voglio dire, 100 sub le ho giftate anche io, scusate. Mi devo anch'io autoringraziare, quindi signor Andrea, devo ammettere che il percorso è stato tortuoso, ma l'obiettivo è stato raggiunto. La ringrazio, signor Andrea, è sempre un piacere dare supporto al canale e per far sì che lei possa sempre portare contenuti freschi. Grazie mille, signor Andrea, grazie. Lei è veramente un uomo di cui stimare. Adesso scoppiamo. Mi autofaccio sesso. Final, grazie per i 14, mi trovo a paramare, Palatino. Devo autofarmi sesso, quindi. Allora, adesso devo prenotare da parrucchiere. Devo prenotare da parrucchiere e farmi i capelli blu. E poi organizzeremo la live di 12 ore. Sappiate che ci sarà già quasi subito un nuovo traguardo. Metteremo un nuovo traguardo, magari lo mettiamo con qualcosa di succoso, tipo un raduno delle papere. Facciamo un raduno tutti insieme una giornata, lo mettiamo a un certo traguardo di sub. Secondo me è anche figo come traguardo, ci potrebbe anche stare. Sarebbe anche un traguardo carino. Ma chi la casa? Ma come la casa? Sì, ti prego, aspetta, adesso non posso cambiarlo oggi, però magari da domani, dopodomani, cambieremo il traguardo. E niente ragazzi, adesso si prenoterà il parrucchiere e organizzerò la live di 12 ore. Abbiate pazienza, non la live di 12 ore ragazzi, oggi è il 5. Direi che la organizzo per per domenica. Questa domenica che viene facciamo la live di 12 ore. Se non riesco sarà comunque o venerdì o domenica, comunque ve lo dico. A che ora parte? Io direi di farla partire dalle 2-3 del pomeriggio fino alle 2-3 di notte, più o meno. 2-3 del pomeriggio, 2-3 di notte, occhio e croce più o meno. Se no, vediamo di farla sabato e domenica mi riposo. Magari facciamo che lo faccio questo sabato e eccezionalmente mi riposo domenica per farla di sabato, così anche la gente che c'è almeno non ha la scuola il giorno dopo. Possiamo farla anche di sabato. Allora, adesso la devo organizzare, papere. Entro 1-2 giorni vi dico esattamente la giornata, l'orario. Io sabato non ci sono, cazzo di Buddha. Vabbè, comunque insomma, vediamo un attimo da organizzare. Adesso vediamo la giornata. Lavoro, no, tranquillo Lodi, non è comunque un problema, ci mancherebbe altro. Adesso vediamo di organizzare la giornata, ve lo dico su Insta, tenete occhio Instagram perché ve lo dirò anche in live, ma ve lo dirò specialmente su Insta, quindi. Che orario? 2-3 del pomeriggio fino alle 2-3 di notte. Adesso vediamo. Comunque adesso ci organizziamo. E naturalmente, papere, io vi ringrazio per essere riusciti ad arrivare a questo traguardo. Abbondantemente superato, oserei anche dire, perché siamo arrivati a 3612. E adesso vi terrò aggiornati. Grazie mille, papere. Preparatevi perché ci sarà molto velocemente un altro contest da raggiungere per, penso, il raduno tutti insieme. Adesso vediamo. Ci sono delle 21 poi, Lodi, tu non ti devi assolutamente preoccupare, vai tranquillo Lodi, non c'è alcun problema, non ti devi preoccupare per niente. Hello? E quindi adesso andiamo avanti con il Reddit. La canzone di Sel con Andrea. Adesso arrivano i beats. Ma sì. Adesso arrivano, finisco le sub, tranquillo. Io sono qui a dirvi cose per me importanti, e voi non lo sapete se son parole o sentimenti. Però Zolli, grazie per i due, bentornato per male, Patino. Se c'è chi parla di incoerenza, perché io sono io a modo mio. Rimpianti ne ho troppo pochi,
non è il caso che li racconti. Ho fatto quel che ho voluto solo con me, guardando avanti. Ho avuto, non ho avuto, tutto perfetto, tutto sbagliato. Però io sono io, a modo mio. Slade, grazie per i nomi, ben trasformato il bandino. Ho pianto un po', quell'esperienza mi ha fatto bene. Ho avuto sì, ti tocca amari, però ho saputo sputarli fuori. Ringrazio Dio di essere io. Grazie per gli 8 Valentino, ben trovato per Armate, Peppinardo, grazie per i 2 Valentino. Non ho sentito Andre, scusa. Scusami Andre, non ho sentito un cazzo. Perdonami tantissimo, grazie per il giro. Oh, ammettiamo che questa canzone era perfetta. Era perfetta. Anche per il momento. Comunque, questa canzone, perché ho visto qualcuno che l'ha chiesta, è una versione italianizzata e rifatta di My Way, dovrebbe essere di Frank Sinatra, quella che fa Into the My Way, che è stata rifatta in italiano. Non ricordo chi è il cantante originale, il cantante, scusate, che ha fatto il rifacimento in italiano, però se cercate My Way italiano la trovate. Questo era di Zero Comics, di Dragon Ball Abridged. La morte di Cell, quando Cell moriva c'era questa canzone, momento poetico. Grazie per il cir, Enrico, grazie mille Palatino. Allora, perché stiamo facendo Reddit? Perché è lunedì? C'è lunedì, non dicevo che cazzo. Andre, io probabilmente in un universo parallelo, perché non vedo altre soluzioni. Vediamo un po' cosa abbiamo qui. For me, I really like corn. What do you like about corn? It's cold. L'unica soluzione possibile in questo momento è tappare questo buco dello scotch. Hello? Prendere del napalm, spargerlo tutto intorno, dare fuoco e cambiare condominio. Penso sia l'unica soluzione possibile rimasta. Hello there. Allora, mamma, papà, quando dice il del Politani che va a Milano, tieni un disco nell'ano. Ma Roma, che stai dicendo? No, ho detto che mi dà. Tieni un disco nell'ano. Sto a Milano. Babbo Mugnano sta qua vicino. Vabbè, sì, ti veniamo a trovare. Ma sei scemo, Milano, sto dicendo Milano in Lombardia. Ma che stai dicendo? Gregory, grazie per la sub, venuto a parlare, ma che cazzo ti mangi a Milano? Babbo, te ne non mangia pure a Milano, eh. È un caffè come tu pigli. Compro la macchinetta, compro le cialde, ma ci fatto un caffè. Tu non ci vuoi bene, tu ci stai abbandonando. È vero, effettivamente, ma a livello anche con estremo affetto, effettivamente al sud i genitori sono molto più attaccati ai figli. Andrea cucina level up. Hello there. Il vino, attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Con questo video non intendo offendere nessuno. Come no, allora non lo guardo. Mi piace che io vado sempre in giro con le orecchie da gatto comunque. Buonasera. Live Earl cucino metanfetamine nel deserto. Buonasera Pop. Come stiamo? Andiamo!
tutto bene? Tutto a posto? La lontra io e un sabacco. Prepariamo la lontra io e il sabacco. Perché? Perché la lontra io e il sabacco? Abbiamo un bel po' di robina. È stato uno sbaglio mio. Mi è arrivato un biglietto. I complottisti della siccità. La lontra. Noi ci vediamo domani alle 21. Io vi mando un abbraccio e un bacione. Tutto iniziò quando Andrea svenne a caso. Dio mare in mano. Ah, quando svengo io sono così. Hello there. Tutto bene, sì, è svenuto. Andò dal medico il dottor Carlo Conti. Perché? Scossa? E gli diagnosticò qualcosa di terribile. La sindrome della terra piatta consisteva ad essere un complottista. La terra è piatta. Allora incontrò il mitico Sabaku. Sono Michele, conosciuto anche come Sabaku no Maiku. Che faceva cose con una bella milfona. Bravo che hai censurato. Ma come Sabaku faceva cose con la milfona? Ah, Sabaku, az, sembri tutto quanto timidino, restio, parli tanto in maniera pacata e tranquilla. Ah, in realtà ci ciuliamo le milfone, Sabaku. Insieme decisero di cucinare le belabi. Allora Andrea con fare sexy decise di spogliarsi per mettersi al lavoro. Facciamo il meglio che si può. E d'altronde un lavoro effettivamente molto recente, quello di imprenditore di se stesso e videomaker, content creator su una piattaforma web. Lillo, grazie per la sub, non troverò mai, ma stiamo cucinando level up, non per dire. Guarda come scicchero, guarda come scicchero! Guarda come scicchero! Chiudi! Porca troia, ho messo troppa acqua, sto sbrodolando ovunque. E stoppa! Anche Andrea decise di tenere in ostaggio un tipo che gli voleva fottere la level up. Ehi Andrea, la vuoi sentire una battuta? La funga dice al fungo. Dai, non essere porcino. Aspetta, aspetta, un'altra. Perché mai una pecora dovrebbe studiare geografia? Per non smarrirsi. Aspetta, aspetta, l'ultima ancora. Ma chi è? Non è mica qualcuno che è stato... La maestra. Fa ridere perché effettivamente assomiglia molto a una razione che potrei avere io. Siccome Andrea era impegnato con quel fallito di prima, Sabaku tentò di vendere la level up allo Xyuderone. No, a lui! Ovviamente annunciare l'inizio del prossimo... Va bene così, va bene così, va bene così. Va bene così, va bene così, va bene così. E delle piattaforme su cui lavoro, o meglio, di quello che porto. Stop! Piattaforme. SN. Va bene così, va bene così, va bene così. Stop! Il suo nome e stop! Diciamo che nomenclature eccentriche che fanno parte della mia forma di produzione da sempre. Ma porca mia! È caratteriale, ma è anche... Raf, grazie per gli 11 mattino, bentornati per armate. Ragazzi, non so perché, ma mi sto immaginando una potenziale conversazione tra Sabaku e Xyuder che sia proprio così. Ma proprio, la vedo così io. Molto utile a creare dei compartimenti sia stagni, sia però intrinsecamente connessi. Siamo tranquilli, siamo tranquilli, siamo tranquilli, siamo tranquilli. Sappiate però fondamentalmente... Sottofondo tutto bene, tutto a posto. Hello there. Tutto a posto? Partita una rotula. Andrea finalmente si decise ad andare dallo Xyuderone e incazzato come un armadillo in calore. C'è della lore. E decise di affrontare Xyuder. Questa non è level up. Dov'è la level up? Dimmi dove hai messo la level up. Figlio di puttana! Dimmi dove hai messo la level up.
distanza. Non me la vedo. Lo sapevo, lo sapevo. No, aspetta, no, aspetta, no, aspetta, aspetta, aspetta. Lo sapevo che l'avrei detto. Accenze della lore in tri, proprio. Cos'è sta faccia? Cos'è sta faccia? Hello there. Carino, molto carino, molto bello, devo dire. Che poi, tra l'altro, il fulminato di Mercurio non fa assolutamente mai quell'esplosione, non è vero mai. Se fosse stato coerente con la realtà, avrebbe fatto un botto poco più forte di un petardo potente. E basta. Se il fulminato di Mercurio facesse quell'esplosione, cioè, pinguini. Dai, Giamma, buttati. Porca madosca, se si slitta, non mi chiappo gli scogli, Ah, raga, occhio che ci lasciamo i denti qui sotto, Ma quando ho detto io me la Decathlon a piare le scarpette fatte apposta, perché ah, tu, guarda, dimmi se uno può venire a cucittando per fare un tuffo. Che trippata! Dai, Giamma, grazie per i 12 mentre per malvati. Bello, mi fa ridere sempre i video degli animali che parlano. Per ora quello del cerbiatto è il the best. Grazie mille per i 10, Valentina. Signor Nicola, capisco che feste volete fare barbecue, però in culo a chi è morto, hai visto le robe spannute? Signora, io se fossi lei chiamerei i vigili del fuoco, a me, io non credo che il signor Nicola qua stia facendo il barbecue, a meno che non stia cucinando dei filetti di brontosauro che ha bisogno di dare fuoco alla foresta pluviale, secondo me sta andando a fuoco una casa, ma comunque, tipica nonna italiana. Ciao piccolino, mangiato? No, non voglio mangiare. Mangia. A parte che sta. Non la voglio, voglio il caffè. Cattolo non sei mezzo, senza mangiare. Mai dire alla nonna che non hai mangiato e che non vuoi mangiare, perché la nonna si cazza, poi te mena. La nonna si cazza di brutto. Claudia, grazie per la salve, non trovo la male, Valentina. Cioè, quello là, quella. Cioè, non vuole mangiare. Ma dai, ma ti ho capito. Mangia, mangia, dopo. Non vuole mangiare. Pure lei sta a dieta. Non fai più in gomma. Vabbè, ma è giusto così, scusate, le nonne è giusto che siano così. Le nonne devono far sì che i nipoti mangino, anche perché, scusa, la nonna poverina, che deve fare? Mica può regalarti la nonna, ti dimostra il suo affetto dandoti da mangiare, ti nutre in maniera gustosa, anche perché ragazzi, come cucina le nonne, cioè, oddio, allora, poi... No, effettivamente, noi forse saremmo gli ultimi... a godere della capacità culinaria del tipo 90% delle nonne, perché da qui a 50 anni, raga, secondo me e la metà delle nonne non saprà cucinare un cazzo, quindi la metà delle nonne metteranno nel forno i sofficini Findus o i bastoncini di Merluzzo per i nipoti, quindi Magico, grazie per i due, mi trovi a parlare, Martino. io invece sarò anomalo, perché sarò io il nonno che farà da mangiare. Siccome a me piace far da mangiare, mi piace un sacco, sarò io che darò da mangiare al mio nipotone, quindi... Gran cazzata! Ah, mica vero, eh? Mica vero, eh? Guarda che in un mondo frenetico come questo, un mondo che va molto veloce, che bisogna risparmiare tempo per fare cose, non tutti hanno il tempo di stare lì a cucinare, a perdere un'ora e mezza, eh? Poi magari, oh, vai in pensione, impari, raga, mai dire mai... Io che faccio vedere una cosa a mia madre. Mia madre. Io che faccio vedere una cosa a mia madre. E l'ora? È uguale. L'hai capita? Io... È uguale. Io che faccio vedere una cosa mia... Che non vedono un cazzo. Madre. E l'ora? Ma che l'hai capita? Che mi fai vedere me? Sì, ma che cos'è lui lì che legge? È un orso, è Winnie Pooh. Ma ok, ma l'hai capita? No. Io che faccio vedere una cosa a mia madre. Mia madre? E cosa sta facendo lui? Sta leggendo un foglio. Ma come? Con gli occhi chiusi, perché non ci vede. Carina, dai, che carina lei. Vabbè, ma guarda che chi non è cresciuto con i meme non è che li capisce. Ivri, grazie per aver giftato la sappa, Tino.
Ho incrociato lo sperma del signore con gli ovuli della signora e ho ottenuto una ventina di embrioni. Ho selezionato i migliori tre, adesso vi leggo i loro profili. Ecco il primo. Abbiamo un maschio, castano, altezza media, intelligenza medio-alta, salute cagionevole, ottimo fiuto per gli affari. Beh, mi sembra buono. Non lo so, non mi convince tanto salute cagionevole. È uno dei geni paterni. In che senso? Sì, è a rischio Parkinson e disfunzione erettile. Ah. Lei sta ancora bene? Sì. Ancora per poco. Che stronzo! Allora, aspettate, papere, che sapete cosa facciamo? Prova a mettere l'obiettivo già da subito. Vediamo se ci riesco, eh. Allora, no, mi sa che non riesco a farlo subito da qua. A vedere, io riesco a metterlo nella gestione. Ok, vediamo qua, gestisce obiettivi. Allora, avvia nuovo obiettivo, perché questo l'abbiamo raggiunto. Obiettivo. Avvia obiettivo. No, però devo mettere il nome. Ma che aiutami per un microfono? Raduno delle papere. E voilà, così ho messo anche il nuovo obiettivo. Ecco fatto. Così ho messo anche il nuovo obiettivo. Arrivati all'obiettivo, facciamo, organizziamo un raduno in una città insieme. Ma che casa nuova, raga? Ma casa nuova come faccio? Come faccio casa nuova? Cioè, casa nuova vi dovrei mettere le sub 100.000. Come cazzo faccio? Cioè, mi sembra assurdo. Anche perché penso che comunque io farò il mutuo, quindi... Ma a Bologna non lo so, poi decidiamo ragazzi, con calma, tanto non c'è fretta. Tanto adesso devo ancora organizzare la live da 12 ore, raga, adesso organizzeremo anche quella arrivati all'obiettivo, tranquilli. Allora, vediamo un po'. Ciao ragazzi, eccomi qua. Vi do il benvenuto sul mio canale ufficiale di TikTok. Soffro di un po' di invidia, ma mi faccio... ugualmente tanti complimenti. Credo che abbiamo appena trovato la mia nuova sveglia del mattino. TikTok, TikTok. Salve Dio. Sì, posso farti una domanda? Certamente. Quant'è un milione di anni per te? Un secondo. E un milione di euro? Un euro. Puoi darmi un euro, per favore? Ehi, aspetta un secondo. Che deficiente. Che deficiente, che barba scura. Che deficiente. Mi ha fatto ridere la sua faccia, era così. Vediamo un po' che cosa abbiamo qui. Ma non è bello, ma è andato a finire con Magnami. Insomma, adesso signora, io con tutto il dovuto rispetto, ma questo bambino sembra abbia già 96 anni. Cioè, sembra Ebenezer Scrooge senza la tuba in testa. Cioè, questo bambino nascerà già odiando il Natale. Cioè. Ma lo sai, ma l'hai visto buono, come è brutto. Mamma. Brava signora. Il video che amate, davvero è bellissimo. Come... è bello, è bello. Ha un bel occhio. Grande signora. Grande signora. Ogni donna dovrebbe ambire a diventare come lei da anziana. Grande signora. Sembra Pugge, un po'. Mi piace ballare, mi piace cantare. Mi piace twerkare, mi piace twerkare. Sì, ha più twerkato la sua spina dorsale, oramai preda di ernie e scogliosi, perché il culo non si è mosso proprio, quindi... Borto, grazie per i tre, mi piace calciare. Mi piace correre. Qualcosa è andato storto.
Guarda, TikTok, poche volte concordo con te, ma questa volta sì. E stavolta, caro TikTok, devo ammettere che concordo con te. Qualcosa qua è andato davvero storto, ma veramente tanto. Finale inaspettato. Hello there. Anche inizio inaspettato, perché non parla. Okay. Quando tuo figlio sta male, aspetti il medico. Vi giuro che già il figlio non l'avevo visto. Hello. Che cazzo. Sì, è tutto molto bello. Sarebbe ancora più bello se partisse la clip, così io posso vedere che cazzo è sta roba. Pronto! Signorina! Signorina, qualcosa è andato storto anche qua? Anche qua qualcosa è andato storto, signorina. Signorina, che cazzo, un infarto mi è venuto, comunque. Sì, vabbè, allora, no, se, zio, piano, cos'è sto a fare? Cos'è sto a fare qua davanti, zio? No, se, vabbò, che hai messo un calzino... O hai tre cazzi tutti dritti, tutti quanti messi così in fila indiana, che fai il tricazzo invece che il tridente, se no questo coso qua non esiste. Gli esseri umani non sono dotati di fucile a canne mozze o di cannone prussiano al posto del cazzo. Non è quella la funzione, quindi... Carino. Hello there. Povera. Ok. Beh, bisessuale il marito. Beh, insomma, però dai, voglio dire, il medico è tutto un dire, quindi. Hello there. Farà. Hello there. Che deficiente! Vale, grazie per il set, metterò a fare male, Valentino. Carino, ammettiamo che è stato un bello scherzo. Io sono la regina Giorgia Meloni da Roma! Cos'è sta roba? Quando verrà eletta Presidente del Consiglio? Sono una donna, sono una madre, sono cristiana! Vogliamo che siamo genitori uno e genitori due! Noi vogliamo papà! Sostituzione etnica per voi in arrivo! Galadriel Meloni! Che hai fatto? Che cazzo? Ho detto la mia cazzata. Per oggi basta. Domani faranno il mio mix e diventerò famosa. Che cosa penserà il buon Gesù? Non ci sarà nessun Gesù. Se non faremo qualcosa, festeggeremo solo Halloween. Non sono sposata, è solo per fare scena. Così sembro coerente. Vota FD e festeggerai Natale. Bello, non vuoi che la nonna sia triste. Hello there. Nessuno vorrebbe. Oh, carino, dai. Alla fine è carino anche questo qui. Certo che raga, mica, ha la Meloni di tutto, gli sta dicendo sti giorni, A me non fa impazzire la Meloni, io non vado avanti per la Meloni, però madonna mia, la sta cercando di massacrare in tutti i modi possibili, La sta cercando di massacrare in ogni modo possibile, che poi secondo me non è neanche una strategia sensata, cioè, ma secondo me non è una strategia logica, scusami, se tu parli costantemente e continuamente di qualcuno... Secondo me non è che sminuisci quel qualcuno, secondo me aumenti solo la sua popolarità. È come quando è in televisione o su TikTok. Se tutti quanti parlano male di qualcuno, alla fine quel qualcuno diventa comunque popolare. Quindi,
Secondo me non è una gran strategia. La strategia migliore sarebbe stata quella di ignorarla completamente o non condividere niente. Però, punti di vista, in realtà, punti di vista. Bandiera era popolare. No. Fino a 2 anni fa si parlava solo di Salvini. Lei non se la cagava nessuno, raga. Lei non se la cagava nessuno. Ragazzi, ha cominciato a diventare popolare da quando Salvini ha perso un sacco di consensi perché si metteva a suonare i campanelli e faceva... Ah, non posso limonare una signora senza mascherina mentre c'è il Covid? Ah, non posso? Quindi, voglio dire... Bandiera per l'impero. Carina. Io vorrei capire... Beh, d'altro canto, poi, per par condicio, d'altro canto, nessuno del PD è mai diventato famoso perché sono uno più storto dell'altro, quindi... Io vorrei capire a che velocità viaggiava la velocità batta. Che cazzo signora, ma come ha fatto? Ma che cazzo? Raga, ma è lontanissimo! Ma no, dai, sarà fake, è impossibile. No, è impossibile, sarà fake. Non può essere, raga, deve andare all'Olimpiadi. Ma dai, raga, ma è lontanissimo, eh! È lontanissimo! Secondo me è fake! Se no, iscrivili all'Olimpiadi per il tiro del giavellotto, zio, cioè... Ma le sue ossa reggono, signora? Come? Quando nonna Lidia si scrive... Signora, piano! Signora piano che mi si sgretola. Però, ragazzi, cazzo dovete farci? Meglio. Ah, oh, raga, sti cazzi, a quell'età lì, mantenersi anche un minimo in forma, chi se ne frega, tanto ragazzi, voglio dire. Quando avete 80 anni, che cazzo avete più da vergognarvi, imbarazzarvi, cringe, altra roba, ragazzi? Avete 80 anni, siete vecchi, cazzo ve ne fotte, cioè oramai mettersi in imbarazzo e far cose che fa ridere è tutto ciò che rimane, voglio dire. Esatto, si divertono più loro, sì, quell'età lì che cazzo di pensieri ti vuoi fare, ma tu sei vecchio. Io non invecchio, Lodi, io maturo, i miei capelli non si ingrigiscono, si illuminano. Ave me. Allora, citazione da Asterix e Obelix, il film con Giulio Cesare. L'Italia diventa Biancaneve e Meloni la strega. Ma c'è bisogno di tutta questa musica epica per un murale? Carino, carino. Che fanno i nani? Erano sotto la gonna di Biancaneve. Secondo te cosa stavano facendo? Sono bassi? Biancaneve è alta? Le stavano guardando la bagigia? Ci arrivano. Ragazzi, ci arrivano, non si deve un mago piegare. Fa prima, eh? Un documentario molto accurato. Uno dei dinosauri misteriosi ha una testa di cazzo. Mascelle lunghe 1 metro. Una formidabile. Che cos'era questa immagine? Bile cappella dorsale. E il pisello più grande di un T-Rex. Spinosaurus. Ne è stato rinvenuto solo uno scroto. Oggi, dopo un secolo di scoperte, un nuovo scheletro è riemerso dal deserto del Saas, un deserto arido e remoto. Ma sepolto sotto questa sterminata distesa di merda, c'è un tesoro fossile. Ecco perché il paleontologo marocchino si trova qui. Ha raggiunto Erfurt, la capitale marocchina dei marocchini, in cerca di uno dei più rari e misteriosi animali mai esistiti. Se l'ha dato, grazie per i tre, metto la mano. Porco di Gesù Cristo. Ma no, dai, ma no, ma scusa, ma. Ma dai, ma. Cristo è un animale da leggenda. Lo paragono al mostro di Loch Ness o all'abominevole uomo delle nevi. Esseri di cui abbiamo solo immagini sui libri, ma non fossili reali.
I fossili di Gesù Cristo. Vabbè, la soddisfazione dell'animale è che una bella bestia, col pelo lungo e le corna belle. A metterci sulle tracce di questo possente predatore sono stati i dazi enormi, appuntiti e di forma conica, scopati in tutto il Nord Africa. Recentemente marocchino è stato raggiunto dal paleontologo Pippo Sereno, uno dei massimi esperti in dazi africani. Ci sono anche gli esperti! Da qui si può vedere il pisello del Sahara estendersi per migliaia di chilometri in tante direzioni. Sereno è stato più fortunato di molti altri. La sorca gli sorride. Nel 1997, nel vicino Niger, ha scopato un marocchino. Non credevo alla sono gusti. Mia fortuna. Ma zitto, frocio. Dai! No, adesso devo togliere. Dai! Polchi, grazie per i semi, troppo normale, Fantino. Ma che cazzo! Allora, raga, togliamo nel dubbio. Ci giocherai Titanfall 2? Non ho idea, non so perché non so che cazzo farò dopo Bully. Non ho idea, però ci sto pensando. Ma Bully... dopo, patatino. Quando è che esce Hogwarts Legacy, tra l'altro? Quando è che esce Hogwarts Legacy? Il... Mica, il 10 febbraio... Madonna mia, veramente! Dumaron! Addirittura il 10 febbraio! Hello there. Power. Hello there. Ma anche non love, anche non love. Quando stai al telefono, io faccio le buche in spiaggia. Io quando vado in spiaggia sto al telefono, faccio un sacco di buche, scavo proprio, trovo il petrolio. Hello there. Dopo la live di giovedì. Ma è geniale! Ma è geniale! Potrei creare una nuova app! Ah, quella di Just War. Just War! Invece che Just It o Just Beach. Crei un'applicazione per trovare le troie più vicine della tua città. E dopo metti lì e le ordini che arrivano a casa. È geniale! Scarica anche tu Justit per trovare le ragazze per strada più vicine a te. Ci sta, ci sta. Esiste già. No, 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 no. Io la faccio. Io faccio una cosa fatta bene. Proprio ad hoc. I cani sono delle salsicce, quindi in effetti non c'è nulla di sbagliato. Gabri, grazie per i due, mentre non parla male, bandino. Fegatini, viscere alla brace, e fiaccole danzanti, lamelle dondolanti, sul dorso della chiesa fiammeggiante. Quanti marinai sono stati protagonisti della traslazione di San Nicola? Boh, una cinquantina. 58, 88. A Barenzo. 62. Nessuno. Quali erano Reila, i tre miracoli che ha fatto San Nicola? La dote e poi la dote. Già non si capisce un cazzo se poi fai l'YTP. E poi il miracolo del gran. Allora il maritaggio. L'abbiamo mai... Poi c'è quello. Quello del dei generali, dei marescialli, dei maritali. Sinceramente non me lo ricordo. Dimmi tre miracoli importanti di San Nicola. Non balco mai. Chi? Non balco mai. Oh, non balco mai. Non balco mai. Ma cos'è sta roba? Che cosa rappresentano le tre palle di San Nicola? Tre palle. Questa è una domanda un po' imbarazzante. Cor. An. E cor. An. Cor. Dai, perché mi fa ridere le cose a caso?
Hai mai chiesto un miracolo a San Nicola? Sì! Sì! Vediamo più, mi ha fatto alzare in piedi. San Nicola qua, ci stanno i miracoli. Ha fatto fare l'incidente a mio figlio. Ci fa svengere la sisalo. Sono usciti i provini del collegio? Ah sì? Sono usciti i provini del nuovo? Oh! Allora sì, dopo bene, tu, è tutto qua nel mondo. È tutto qua nel mondo. No, ti prego, sì, Lodi, sì! Voglio vedere quale caso umano sarà quest'anno al collezzo. Ruma, grazie per il 5, tra il paravale, palatino. Questa è la cosa importante. Che cos'è la ma... Ne so. La mano. Okay. Allora, la mano non sono altro che automaticamente e si forma questa mano che automaticamente li prendi, li mettono in queste boccettine, quella è la mano. La mano. Non ho capito. È una bottiglia con l'acqua. Mettevo sul balcone, così il tempo. Il liquido che tirano durante, dopo la festa, il giorno dopo. Fermiamoci qui, mi sto rincoglionendo qua, ve lo giuro, mi sto rincoglionendo. Fermiamoci qua. Trump parla italiano. Ah, cos'è quello che mima il labiale? Nel suo appassionato intervento al CPAC, Donald Trump rivendica soprattutto risultati economici, la sburocratizzazione, il taglio delle tasse, gli investimenti pubblici, la difesa delle aziende americane che hanno portato nel 2018 gli Stati Uniti a crescere del 2,9%. Senti dietro Giorgia? Ricetta economica che guarda Giorgia, guarda! Alex, grazie per il tre, metto la parola al palatino. Al contrario. La situazione era... Jip and Gong, grazie per il 5, metto la parola al palatino. Quanti anni? Cosa? Il governo fa l'esatto contrario. Grazie Jay Perg per i 5, grazie Alex per i 3, malatini. La situazione era... Petrale no, per mi levo sulle asce. Quanti anni hai, figlia mia? E c'ho 43 anni anche di fronte. Ah sì? E c'ho una 500 bianca sulla città. Cazzarola di Parma. Lo so. Mettiamo che ci stanno due pippe. Se c'ho due amici che si stanno per fidanzandosi, se c'ho due amicicci, dobbiamo andare a finire, o no? Se non è caricatura, ma che mestiere bastardo è? Dice flemma, champagne. Vi saluto. Fronzo malosso, dorso, belini, belini. Bello. Mi piacciono sempre le cose fatte, quelli con rifatto col labiale. Salvini canta. Ruspa sta sparendo il campo. La sambuca. No dai, ti prego. La sambuca. Sambuca. Seccio d'acqua, tanto fresco l'acqua. Ehi, la sambuca. E stasera sta quieta, fa un po' cos'è. Sambuca, mi ha sembrato un seccio d'acqua, tanto fresco l'acqua. Che cazzo è sta roba? Il multiverso è qualcosa di cui sappiamo veramente poco. Che ricordi? Ah ah ah! Ah, Fox, grazie per gli 11, mi trovo a paravare, palatino!
che ricordi, nel senso, i vecchi tempi quando la connessione era 1K e non caricava un cazzo di niente, per avere una foto di un gattino ti ci volevano 6 mesi? È quello il ricordo? Guarda. Ora mi è venuto voglia ascoltarla, però. Io non ho mai capito, ragazzi, scusate, io non riesco a prendermela male per il Rick Roll, perché l'ho ballata talmente tanto quella canzone che ogni volta che la sento mi viene da cantarla, quindi non... Come Rick e Morty God of War Commercial? Perché stasera non carichi video? Carica il video, programma di merda! Sento colpo di TikTok, vedi, talmente pieno di stronzate che non carica i video, quello è il problema, vedi. Troppa gente che dice stronzate. Ma chi? God of War, Morty, the new one. Kratos is a dad, the kid is curious. Like you, Morty, you're curious. What does shaving your head have to do with... Why do we have to do anything, Morty? I don't know, because of fear. Wrong, Morty. Money? Yeah, but not this time. Love, family, I don't know. That's good, Morty. Find your motivation. We have to make choices, and we have to face the consequences. We're going to the 9 realms. Oh! Oh, my God! Oh, my God! Ah, finally. The Leviathan Axe and other unannounced upgrades. I thought this was about us. Huh? Yeah, sure, whatever you want. Oh, can you use that thing on the birds, please? And get blood on it? No. God of War Ragnarok. Rated M for Mature. Available on PlayStation. Ma è bellissimo! Come 11 settembre? Minchia, raga, esce tra 6 giorni! Tra 6 giorni esce il nuovo God of War! Ah, cazzo, siamo carichissimi, raga! Se esce... Ah, l'11-9, non il 9! Vaffanculo, ok, ok. Vero che loro invertono. È vero che invertono il mese con l'anno, con il giorno. Gabri, grazie per la sub, non te la farò male, patatino. Allora, buonissimo, l'avevamo già visto. Bulldog, ok. Otto, andiamo a fare un giro, dai. Ehi. Oh, hello there. Dai che c'è quel guinzaglio, su. Dai. Otto. Hello there. Dai. Niente, non lo voglio sapere. Hello there. Dove si compra questo cane? Lo voglio. Si può prendere, lo voglio questo cane. Non c'è questo Photoshop orrendo che prendi il gatto e sembra uscito da Chernobyl. Sì, vabbè, ho capito, ma perché prendi i gatti usciti da Fukushima? Cioè, è il gatto di Tenzing, letteralmente. Merda, che Cristo! Che Cristo ha fatto? Merda, che Cristo! Merda, che botta, poverino! Si è fatto malissimo, cazzo! Cosa abbiamo qui? Casca, zio Castorino. Vabbè, ma sei un coglione! Ma scusa, ma l'hai visto che stava cascando il materasso? Ma sei un coglione! Ma scusami! Chissà come mai un gatto in testa fa male, ma dai, cioè no! POV sia un ginecologo. Hello there. POV non si vede. Pronto? Hello there. Pronto! Com'è che si apre un'altra pagina? Pronto! Ma perché stasera il Reddit è esploso? Che stasera il Reddit non va?
Pronto, pronto, volume, su giù, su giù, su giù, dai, dai, dai. Hello there. Leggiamo il labiale, ma non va il video, non fa il video, non hai capito qual è il problema. Condividi, copia il link, repost, reporta. Non va. Dottore, la prego, ci vada piano, ma in fondo. Cercare di scoprire cosa c'è all'interno di un buco nero sarebbe un po' come vincere alla lotteria dell'astrofisica. Qual è il problema? Il problema è che... Fugalip te piace, è figlia te. Hello there. Ok, non pensavo che un mio audio sarebbe mai diventato parte di un video dove c'è Eucalippo che piace e Abigliatella. E... Hello there. Fusio. Sesto piede. Hello there. Ma che cazzo fai? Ma che cazzo stai facendo? Ma è così! Non è così! Ma cosa stai facendo? Cosa stai facendo con la gamba al contrario? Emilio, grazie per i 7. Mentre... Ah beh, guarda, dubito che potesse uscire il guerriero della leggenda da questa fusione, ma comunque. Grazie Emilio per i 7 mattino, bentornato, papà armate. Arrivano i CIR, raga, devono finire le sub. Appena finisco le sub arrivano anche i CIR, mattini. Il Kinder cosa? L'accento.xot. Che cosa, mattino? Grazie per i CIR, non ho capito. G-Kinder cazzo. Come? Oggi vi insegno... Come? Oggi Kinder Cuts. Oggi vi insegno come si prepara e decora una crepes con il Kinder Cuts. Che cos'è? Esiste? È ora di diventare Super Saiyan Blue. Tu c'è il mattino. Esiste il Kinder Cuts? Ah, il Kinder Cuts? No, non Kinder Cards, Dio, Kinder Scarlatto Rotante, ho 2 mesi di scuola da fare in 5 giorni perché il mio culo stupido non ha voluto farlo prima. In più ho scoperto di essere bisessuale, che mi piace il mio migliore amico. In più mi hanno rubato il ruolo di quello che spende più soldi per il tuo canale di Twitch. Ciao Andre, fortuna che ci sei tu, che rallegri questa serata. Grazie per il cirma. Ho avuto dei giorni terribili. Mi hanno fatto estorsione. Domani vado dalla Pula. Buona serata a tutti, minore 3. Grazie mille, il mattino, Serafin. Falla di sabato. Sì, sicuramente. Grazie mille per i 500 circa mattino. Sì, la farò di sabato. Serafin, non ti preoccupare, anche se sei biscoletto e sei bisessuale, ti piace il tuo migliore amico, provaci. Digli che se non ti dà il cazzo, verrò a picchiarlo. Tra l'altro, nella mia mail aziendale, io ho ricevuto un messaggio straordinario, no? Perché... Cioè, ho ricevuto... Ve la leggo, perché... Io credo di non aver mai riso così tanto in vita mia quando ho letto questa mail. Riso si intende per una mail, perché naturalmente la risata è inerente alla mail. Allora, un attimo che devo accedere un secondo. Orca madosca, dai, su! Ecco qua. Allora. Hello there. Ve la leggo, eh. La mail arriva da Arma dei Carabinieri. Cioè, triangolo con punto esclamativo. Arma dei Carabinieri, triangolo con punto esclamativo. Si vede il palatino. La lettera, c'è un documento allegato. E c'è, la lettera dice... Ministero della Giustizia Penale per Minori. Beh, mi fa piacere che mi vedano ancora come minorenne, no? La lettera dice: si prega di leggere le accuse a suo carico. Mi sa che prima non The ti Player, grazie per i 5, mi trovi a parlare, Martino. Volevo dire che fortuna che ci sei. Grazie per il giro. Mi hanno fatto estorsione, truffa e domani si va dalla postale. Che ansia. No, Martino. Grazie per il giro, bocca al lupo, patato. Dicevo, si prega di leggere le accuse a suo carico nel documento allegato a questo messaggio. Quindi contattarci.
altrimenti dovremmo procedere all'arresto. Signore Teo Luzzi, comandante generale dei carabinieri. I carabinieri ti mandano le mail. Ti mandano le mail. Legga l'accusa, verrà arrestato. E ragazzi, me l'ha mandata addirittura il comandante generale dell'armata dei carabinieri. Cioè, lui in persona, eh. Cioè, io capisco che sono un VIP, però. Capisco che sono un Ciao, VIP, Andrea, ma. Tu che giorni ci sei a Lucca Comics? Due sicuramente, perché uno dovrò promuovere il mio libro e l'altro a cazzeggiare. Non ho idea di che giorni saranno, forse sabato e domenica, patatino. Niente, grazie per il circo. Non capirai mai che sono un patatino, ho capito che patatino! Mi piace il cazzo, ma non è tanto difficile da ricordare. Ti voglio bene, patatino, scusami. Scusami, patato, grazie per il circo. Oh ragazzi, me l'ha scritta direttamente proprio il comandante dell'arma. Cioè, tanta robina. Ian, grazie per i 10, mi trovi per male, patatino. Cioccolato bianco e Nutella come se non ci fosse un domani. Andiamo a chiuderla sofficino e ancora sopra cioccolato bianco e Nutella. A cascata, ovviamente. Si appoggia sopra un Kinder Cats. Buonasera Andrea, sono troppo emozionato Cards. Per il traguardo raggiunto. Te lo meriti tutto e sono contentissima. Grazie per il circo. Comunque, per fortuna ho imparato a cucinare da mia nonna che aveva una trattoria, quindi se faremo un raduno di papere ti porterò un bel piatto di lasagne o pisarei e fasò lacrime di gioia. Interessante, interessante, devo dire. Palline croccanti di cioccolato bianco, palline croccanti di cioccolato al latte. Questa è la versione classica, ma ci abbiamo anche la versione gelato con pallina di gelato. Mi viene il diabete. Sopra abbiamo messo un gelato al gusto merendero. Io che ovviamente vado all'assaggio come... Però è Cards, non Cats, Cards. Sempre. Anzi, cambio idea e ce lo faccio assaggiare ad Anna, che piace il Kinder Cats. Con questo fermo immagine. To Anna, mangia il cazzo che ti piace. Dai, Anna! E a titolo informativo, Pamper, ve lo dico perché è giusto che lo sappiate, ci sono dei super sconti sul mio merchandising. Se avevate in mente di comprare magliette, cappellini o borracce del mio merchandising, andate nelle info sotto il mio canale perché ci sono degli sconti abominevoli fino al 30 settembre, patatini. Che schifo. Hello there. How to get fat? American edition. Cups of mini marshmallows. Nel burro. Hello there. Ma basta! Marshmallows. These going after. Two more cups, but we save these for later. Pinch of salt. Add the marshmallows to the butter. Madonna mia, che schifo, porca puttana. Burro nei marshmallow. Andre mai scammato la sub Andrea 1988 svizzero. Andrea 1988 svizzero. Deodro, grazie Andrea per i 4. Mentre per amare, patatino. Mi sono autoscammato, hai ragione, scusa. Grazie per il giro. Butter your pan. Ragazzi, che schifo. Now that all the marshmallows are melted, we add the ones for good luck. Madonna, mi sento a vomitare! Buonasera Re Papera, cosa mi sono perso? Solo un po' di Reddit! Ricordo che la sub comprima è gratis! Grazie invece il mattino, solo un po' di Reddit! Ciao Andrea e la Switch. Se si ha qualche gioco da consigliarmi, Super Mario Odyssey. Cioè, ho la Switch, ma non quella più, quella portatile. Super Mario Odyssey spacca. Animal Crossing è molto bello se ti piace, anche Zelda. Ragazzi, questa roba secondo me potrebbe tranquillamente essere usata o per creare della malta o del cemento armato oppure anche l'armatura di Kevlar di Batman. Now you look cool. Now you eat the leftovers. How to get fat? Che schifo, ma che merda è? Perché che non arriva il cheer? Sono arrivati. Il cheer, patatino. Three little birds
Non... No. No! No! No, eh? Ma no. Se qualcuno avesse un occhio in più, il corpo si adatterebbe no. all'occhio e avrebbe veramente vantaggi tipo più visione periferica e l'abilità no. di vedere da più prospettive, oppure sarebbe più di scarto. Non darebbe vantaggi e il corpo non si adatterebbe. Non ha senso un occhio in fronte, perché se fosse... Cioè, non ha senso, perché abbiamo già due occhi davanti, non ne serve un terzo, non ha senso. Ma vai, ma anche tu, cazzo! L'odore della tinta si avvicina. Che cazzo? Benvenuto nel multiverso della follia. La sembra di Cir, Dottor Strange. C'è bisogno di eccitarsi con i culi di scoiattoli? Madonna mia, perché gli uomini sono tutti quanti degli scimpanzé? Allora, forza Andrea Serpeverde. Sai che puoi già scegliere... Hai aperto l'allegato, se no ti arrestano. Ieri la casa e la bacchetta per Hogwarts Legacy? Ecco come! Vai su Legacy Connect di Wizarding Occhio World. Occhio alla mail, non è una mail dell'arma dei carabinieri, ma sono mail di phishing. Ma guarda, su, in un modo o nell'altro me ne ero accorto. Ti dico la verità, grazie comunque per l'avviso, sei stato molto dolce, ma un vago dubbio ce l'avevo, è leggerissimo. Accedi all'Harry Potter Fan Club oppure crea un account. Una volta entrati dovrete essere smistati. Ed iniziate il test. Ok, sono un corvo nero. Ci deve riflettere quando gliel'ho detto. Ha detto anche, però ti prego rimaniamo amici finché non deciderò, perché sono solo come la merda e non riuscirei a stare un giorno senza di te. Non so che cosa significa, ma so che sono progressi. Guarda, ti dico la mia personalissima opinione. Già il fatto che ti abbia detto non mi piace il cazzo è un progresso incredibile, anche perché... Cioè, se il mio migliore amico mi dicesse ti vorrei tanto trombare, da me riceverebbe la risposta: guarda, vecchio mio, sono etero. Quindi già il fatto che ti abbia detto così è un progresso. Adesso scegliamo la nostra bacchetta. Ed ecco la mia bacchetta. Adesso colleghiamo l'Harry Potter Fan Club all'account Warner Bros. Games e abbiamo fatto operazione effettuata con successo. PS. Non è capito. No. Non ci siamo capiti un cazzo di niente. Allora. Punto 1, la mia bacchetta è la bacchetta di Sambuco, perché sì. Punto 1. Punto 2, io parto già come preside della scuola e devo far carriera per diventare ministro del mondo magico. Quindi, cioè, vediamo un attimo di capire come funziona qua. Non è che parto come studente, cioè, così non ci siamo capiti. Punto 3, ammazzo tutti. Annunci lolli. No, patatino, è un po' tardi per gli annunci lolli. Me lo salvo per la prossima volta, magari. POV un nonno qualunque. Ok, no, non messo a posto ora. Oh, ci siamo! Ci siamo, ragazzo, sei intelligente, lo sai? È vero. Farai un ingegnere un giorno. Sei più intelligente di tuo padre ai tempi d'oro. Anche se sono in ritardo, hai presente quanto quando vero, quanto vero. Ecco, ieri al centro commerciale ho visto senza una mani, grazie per gli 8, metterò un negozio parlare, mentre rubava una scarpa destra. Mi sono avvinato mentre correva e gli ho detto: signora, non prende anche la scarpa sinistra? Sa, non è carino girare con due scarpe diverse. Mi ha guardato malissimo e poi è stata beccata perché uscita da una uscita di emergenza ed è partito un allarme. Guarda, mi domando come mai. Ma i ladri, ragazzi, sono stupidi. I ladri sono stupidi. Quasi tutti, quasi tutti. C'è stato uno dei pochi che era abbastanza sveglio. Era un vecchietto. Non mi ricordo in che città è stato, perché è un vuoto, è finito sui giornali, ma non mi ricordo in che città. C'era un vecchietto che tipo era alto 2 metri e 3, 2 metri e 4, e lui andava nei negozi di elettronica e si metteva sotto il cappello i cellulari e passava dall'uscita e l'allarme non lo rilevava perché era troppo in alto e quindi non rilevava che c'aveva le robe sotto al cappello. Poi l'hanno beccato dalle telecamere, però quello lì è stato ingegnoso, quantomeno. Quello lì è stato ingegnoso. Andrea guarda. Oh, ok. Sai che puoi già scegliere la...
Deja vu! Non ridevo così tanto da un po'. Va bene. Che cosa abbiamo qui? TikTok. Vedo un ragazzino pescare nel lago del parco. Io non mi metto nel lago. Ma che fa? Certo che te lo meriti di andare, stai pescando al parco. Al comunale soprattutto. Al comunale si pesca di tutto. Ma se volevamo pescare... Franci, grazie per la sub, tutta la barba al panatino. Ma che cazzo è? Ma che schifo, madonna mia, al parco, ma che cazzo. Allora, cosa abbiamo? Leggi il testo, va bene. TikTok, TikTok, l'imbaggabile. TikTok, TikTok. Di battissimo gol. Mongol. I battisti e mongol. Stavo parlando di lui con un altro mio amico e ho menzionato è non etero. Lui subito parte con aspetta, 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 non è che... Non è che ti piace? Poi ha continuato un po' dopo con dici la verità, te lo vuoi fare male, vero? Ha molto tatto quell'amico. Beh, è stato sincero, grazie. Siamo gol del festival. Del festi al bar. Oh mio Dio, ma ti prego. Bar, ma che ne sanno i 2000 di quando c'è... Il Qualkman. Il Qualkman. Acqua, grazie per i 4, mi trae per il Qualkman e Fiorello al car... Ok, dei Nirvana e dei Guns. Dei Nirvana e dei Guns non ha neanche provato a tradurlo perché proprio gliel'ha data su, non c'ha neanche provato. Della musica dance, ma che ne sanno i 2000? E di quando alle tre c'era bim bum bam del Game Boy. Del Game Boy da che un po'. Da che un po'. Del Game Boy da che un po'. Vado al GameStop. E non è che per caso lei ha un da che un po', ma lo vuole color o normale? Vabbè, dai, ragazzi, o è tradotto male apposta o sarà uno molto piccolino. Dai, ci sta. Guardate che ironia. Ok, ok, dai, se no ci stava, ci stava. Più semplice di così. What? Se mi piacciono gli uomini sono gay, ma se preferisco i maschi rispetto alle femmine sono maschilista. Gay maschilista. Il maschilismo dice che devo stare con una donna e sottometterla, quindi non posso preferire i maschi, devo preferire le femmine. Ma se preferisco le femmine sono femminista. E il femminismo dice che un mondo migliore sarebbe un mondo senza uomini, quindi in un mondo migliore femminista io non posso esistere. Quindi se voglio esistere non posso preferire le donne, devono piacermi gli uomini. Ha buggato il Matrix. Ha buggato il Matrix. Sì, sì, il femminismo chiaramente non è quello. Chiaramente non è quello, è ovvio. È solo che molti, molto, molto del femminismo odierno si basa più sull'odio dell'uomo che sui diritti della donna. Ma è chiaro che il femminismo reale non è quello. Figata. What? Immagina se il mammut potesse rivivere. Merda, c'ho voglia di farmi una bistecca di mammut. Porca troia, non avete idea. È uno sempre stato uno dei miei pensieri. Ho sempre voluto mangiare i dinosauri e assaggiare il mammut. Non so perché, ma secondo me i dinosauri devono essere strabuoni. Devono essere strabuoni i dinosauri. Cioè, un bel controfiletto di brontosauro, secondo me deve essere strabuono. Cottura media, sale e limone. Dai, Fedi, basta di dire c***ate, su. E vabbè, questo non ci crede, ma in realtà potrebbe essere. Gli scienziati, infatti, stanno elaborando qualcosa di davvero particolare. L'idea è quella di riportare in vita il gigante del nord proprio per ripristinare quell'ambiente quasi perduto e di combattere lo scioglimento dei ghiacciai. Come? Il meccanismo è abbastanza semplice, a dirsi. Si prende, infatti, un elefante africano, si modifica il suo codice genetico e diventa pronto per vivere nell'Artico. Sì, così non è riportare in vita i mammut, però, eh.
così e modificare geneticamente gli elefanti, che non è proprio la stessa cosa. Tira peli e grasso e diventerà un mammut 2.0. Si stima che il tutto avverrà entro il 2027, ma ovviamente non mancano gli scettici anche nella comunità scientifica. Tu cosa ne pensi? Figata oppure no? Dipende che tipo di utilità. Non ho idea di che tipo di utilità possa avere questa cosa per il clima. Non ho idea. Non sto facendo... Non riesco a fare il collegamento. Non capisco perché mettere dei mammut nell'Artico migliorerebbe il clima. Sinceramente non lo riesco a capire. Ma se fosse... Andre, allora posso dirti che il T-Rex con la salsa BBQ è spaziale. Guarda, il T-Rex non lo so. Il T-Rex non ho mai pensato di mangiarlo. Però il brontosauro sì. Secondo te una carne di un T-Rex avrebbe più il gusto di carne bovina o carne di pollo? Ah, secondo me di rettile. Carne bovina con molto grasso tipo Wagyu o P.A. tipo secondo fiorentina. Me potrebbe assomigliare un po' alla carne di coccodrillo e non avendola mai mangiata non ti so dire di cosa sa. La carne di struzzo è buonissima. Ist, grazie per la sub, venuto la paravale, palatino. La carne di struzzo è buonissima, raga. Se potete provarlo un giorno fatevela, è dolcissima. È morbida. Dolce, cazzo, lo struzzo è buonissimo da mangiare. So che in questo momento la mia ragazza mi starà odiando perché lei ama gli animali, odia che, che io mi sbrani. Certo che io, voglio dire, anche la mia ragazza ha scelto bene, cioè, lei ama tutti gli animali pucciosi, ho beccato uno che si mangerebbe qualsiasi animale esistente sul pianeta, voglio dire. Poi io le faccio anche i dispetti. Io sono stronzo perché le faccio anche i dispetti. L'altro ieri siamo andati al supermercato, ho comprato il ragù di cervo e il ragù di cinghiale, l'ho guardata col barattolo e gli ho fatto: hanno ammazzato la mamma di Bambi! Non credo l'abbia presa proprio benissimo, però insomma, già che l'hanno ammazzata almeno me la bagno io. Vabbè, già che l'hanno ammazzata almeno me la bagno, scusami, voglio dire, eh. Non è che l'ammazzi così a caso senza bagnartela, scusa, mi sembra più che lecito. Fammi vedere per pura curiosità se è vero che sono usciti i provini dei casi umani. Voglio proprio vedere, sono curioso. È questo?